Casa Giudice Livatino. Con questo video vogliamo superare le distanze e le barriere a cui ci costringe la pandemia per condurvi all'interno di Casa Giudice Livatino, focolare domestico di Rosario Angelo Livatino, che lo ha visto nascere, crescere e divenire il magistrato che noi oggi conosciamo. Ci troviamo nel cuore di Canicattì, comune della provincia di Agrigento che conta circa 35.000 abitanti. Casa Giudice Livatino si erge nel centralissimo viale Regina Margherita, al civico 166. L'immobile è un'espressione architettonica del fine Ottocento, costituita da tre piani fuori terra. La residenza Livatino è posta al primo piano, con accesso attraverso un portone evidenziato da un portale in pietra. Entrando, si fa un tuffo nel passato, osservando nel suo insieme una tipica abitazione della borghesia siciliana della prima metà del Novecento. L'occhio è rapito subito dalle finiture risalenti all'epoca della costruzione e dalla semplicità dell'arredo, accompagnato da un maniacale ordine dei suppellettili. In questo contesto, il 3 ottobre del 1952, nasceva Rosario Angelo Livatino, da mamma Rosalia Corbo e da papà Vincenzo, custodi e artefici degli insegnamenti che costituiscono i capisaldi della figura umana e istituzionale dell'uomo Livatino, e che hanno accompagnato con infinito amore il loro figlio unigenito fino al tragico 21 settembre del 1990. Da quel giorno ad oggi la sua casa, ma soprattutto la sua stanza, è rimasta immutata per volere dei genitori e successivamente per volere di Giuseppina, che ha ricevuto dal dottor Vincenzo Livatino l'eredità del bene fisico e l'eredità morale di custodirlo. Nella dimora della famiglia Livatino e soprattutto nella camera studio di Rosario si percepisce ancora oggi il suo spirito e la sua tempra fortificata dalla grazia di Dio. Tra i vari libri, codici, riviste e film in VHS è possibile comprendere come i suoi interessi fossero ispirati ai principi di giustizia e cristianità, con un pizzico di sano umorismo. Visitare la casa di Rosario Livatino è un'esperienza che lascia il segno, perché forti sono le emozioni che ne scaturiscono. Accedere alla camera del giudice Rosario Livatino arricchisce l'anima del timore di Dio, stuzzica la curiosità sulla sua formazione, stimola l'operosità, amplifica il senso del dovere e di giustizia e infuoca lo spirito patriottico. Il 9 aprile del 2015 la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha avviato il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale. E il 9 settembre dello stesso anno decreta che l'immobile esaminato e i beni mobili in esso custoditi sono dichiarati di interesse storico, artistico, architettonico ed etnoantropologico di particolare importanza, in quanto connubio tra valenza architettonica e preziosa testimonianza di memoria storica e di avvenimenti sociopolitici che caratterizzanti il territorio di Agrigento e della sua provincia. Dal settembre del 2020, Casa Giudice Livatino entra a far parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, che riunisce le case dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della storia, che si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore, con la consapevolezza che non è possibile leggere le opere immortali dei grandi scrittori, ammirare i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia
senza incontrare i suoi protagonisti, il loro vissuto e il forte legame con il territorio. Oggi la dimora del giudice Livatino, con i suoi ricordi, scritti e autografi, foto ed effetti personali, preservata nel tempo nella sua integrità, rappresenta la memoria storica su cui far leva per la diffusione di valori fondanti come il perseguimento della legalità, la ricerca della giustizia e il compimento del proprio dovere, ma anche luogo da cui attingere e rinnovare fede e timore di Dio. Grazie all'impegno e alla disponibilità della generosa proprietaria e amorevole custoda, Casa Giudice Livatino è visitata da centinaia di persone, spaziando da giovani studenti a varie autorità civili, militari e religiose, divenendo finanche protagonista di svariati documentari, servizi televisivi e film. Per restare aggiornato su tempi e modalità delle visite e sugli eventi che riguardano la dimora Livatino, visita il sito www.casagiudicelivatino.it.